E signori, io vi dico la mia con tutta onestà: secondo me oggi veniamo piallati malissimo. Veniamo piallati perché l'Italia che ho visto ultimamente non è migliorata, non è per niente migliorata rispetto alle prime prestazioni. È vero che questa volta hanno avuto un po' più di tempo per preparare la partita, però ragazzi, io ve l'ho già detto più volte, secondo me Spalletti non è l'allenatore giusto per nazionale, perché è un allenatore che nelle squadre che ha allenato comunque ci ha messo del tempo per far giocare la squadra, e per quanto mi riguarda una nazionale devi riuscire a mettere in campo le persone nel più breve tempo possibile. Quindi non sono dell'idea che Spalletti, alla luce anche delle tre partite già giocate, sia l'allenatore più consono per questa nazionale. Olympia Stadium, abbiamo ovviamente tutti dei bei ricordi dell'Olympia Stadium, perché 9 luglio 2006 chi se lo dimentica. E tra l'altro, se facciamo un calcolo diciamo anche molto triste, quel 9 luglio 2006 è stata l'ultima partita dell'Italia della fase eliminazione diretta di un torneo mondiale, perché se ci pensate bene, i due mondiali dopo siamo usciti ai gironi, i due mondiali dopo ancora non li abbiamo fatti, quindi quella è stata ufficialmente l'ultima partita di un knockout stage, come lo chiamano gli inglesi, di una Coppa del Mondo. Gli europei per fortuna sono andati diversamente, e più che altro passare oggi significherebbe eguagliare anche i risultati più deludenti degli ultimi vent'anni, perché tranne il 2004 che siamo usciti ai gironi con la Svezia, che ci fu il famoso biscotto, dal 2008 in poi almeno i quarti li abbiamo sempre raggiunti. Quando si uscì con la Spagna, mi ricordo benissimo, nel 2008, poi si perse la finale, poi si uscì ai quarti con la Germania ai rigori. Cerchiamo almeno di eguagliare quello che si fece quegli anni, anche se contro la Svizzera, ragazzi, non è per niente facile. La squadra che ci ha spedito ai playoff, mena nazionale, ragazzi, stronzissima. Io farei un attimo due conti prima di dire che la partita è vinta. Io, ragazzi, sono molto preoccupato, a dire la verità, sono parecchio preoccupato, tanto. E il culo che abbiamo avuto contro la Croazia non è assolutamente detto che si ripresenti oggi. Questi ci sanno fare, e il girone hanno fatto anche molto bene. Formazione un po' rimaneggiata, ricordiamo che manca Calafiori per squalifica. Mancini, io devo essere onesto, Mancini e Gatti li avrei fatti giocare con la Spagna. Così, vabbè, poi col senno di poi è facile per tutti, però questo è ciò che penso. Rodriguez, Riccardo Rodriguez, difensore centrale. Consideriamo che poco più di un mese fa Riccardo Rodriguez ci fece un Eurogol contro il Milan a Torino, quella sconfitta per 3-1. E ragazzi, non so che dirvi. Riccardo Rodriguez porta sfiga. Dovevamo tenerlo, capito? Vabbè, mi prendo Teo Hernandez, per carità. Mi incuriosisce questo di Shaarawy, onestamente. Mi incuriosisce molto. Anche perché è un po' un revival del famoso mondiale del Brasile 2014. E Shaarawy, Balotelli, Cassano davanti, e poi non mi ricordo se ci fosse Di Natale o meno. Poco importa, siamo a Germania 2024. Speriamo, ragazzi, speriamo bene. Attenzione a Embolo, attenzione anche ai giocatori che hanno toccato il campo di Bergamo come Froehler. Non lo so, comunque abbiamo iniziato. Inizia nel celeberrimo Olympia Stadium, Svizzera Italia. Subito, oh, già subito Embolo che parte. Subito così, 10 secondi, stile Albania, eh. Già si comincia con un tirello che ha deviazione di Cristante. Io, pur quanto voglia bene a Brian Cristante, poi scuola Milan, figuratevi se non voglio bene a quel ragazzo, però io dico io, me persona, Verratti l'avrei portato. Poi per carità, non è più il Verratti del PSG, però io un Verrattino tattico, giusto così per fare numero, l'avrei portato. Ragazzi, 3 minuti e ci stanno prendendo a pallate. Non è che mi aspettassi diversamente da questo spettacolo. Come si fa a commettere fallo in attacco? In attacco. Questi sono veramente falli più stupidi che si possano fare, fare in attacco. Tra l'altro siamo anche senza Di Marco, perché ha avuto un problema. Continua a dire che durante l'anno problemi loro non li hanno mai. L'europeo hanno problemi tutti. Vabbè, oh, so che dire. So che anche Barella non fosse al meglio. Vabbè. Cristante ha ucciso Ebischer, gambizzato. O comunque abbiamo in 10 minuti superato la metà campo una volta e mezzo. No, perché questa è una cosa che abbiamo visto contro la Croazia, abbiamo visto contro la Spagna, abbiamo visto adesso l'Albania. Io continuo a ripetere che l'Albania, ragazzi, andava battuta 5-0 anche con i bambini in campo. E comunque a decimo eravamo comunque sotto. Pare di vedere Milan, ragazzi, inizi partita, ci capiscono un cazzo.
ennesimo fallo sia Mancini che Di Lorenzo. Saremo in 12 minuti a 5 falli commessi. Ai 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 ragazzi. Il Sharawi, zoppo, Barella, oh incredibile. Sono riuscito a fare due passaggi nella metà campo avversaria. Bello. Fagioli, buono, buono, buono Cristante. E chiuso a Riccardo Rodriguez. Non puoi pretendere di ottenere tanto con un'azione sola. Non puoi. Chiesa, sì, se gli tiri le mine, zio, se gli tiri le mine. Cioè, vuol dire che qua manco i cambi di gioco avete provato. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fagioli e Barella a calciare la punizione. Di... Cioè, non se ne ha ciccato la palla, era pure fuori gioco. Vabbè, fuori gioco di 600 anni. Raga, ci piallano questi, ci piallano. Ci sparano il buco del culo. Preparatevi. Meno male che sbagliano l'ultimo passaggio. Per ora. Ho già capito cosa succederà tra poco. Invece, Embolo, Embolo. Madonna. So, il destro rimane lì. Mancini. Dembolo è quello che mi è preso, altro che guarda. Guarda chi è che lo tiene in gioco. Darmian. Non fatemi parlare perché sennò. Però agli atti era Darmian che lo teneva in gioco. Gli atti e anche le pagelle di questo europeo parlano da sole. Ragazzi, qua se si continua così lo pigliamo. E non uno. Chiesa, Chiesa. Un tiro. Sommer si è buttato. L'ultima volta che una squadra che ti fa ha battuto Sommer era all'Europeo 2021. 3-0 la Svizzera a Roma. Quando io sono contro Sommer è una partita persa. E comunque se al 30esimo del primo tempo sullo 0-0 senti sia Rimedio che Caressa che si arrendono, la situazione è grave. È parecchio grave. Barella, fallo, giallo. Giallo per Barella, va bene. Ok. Embolo testa. Donna Mancini. Vargas. No, no, no. Mancini ha fatto una marcatura veramente top. Vantaggio della Svizzera. Ma ragazzi, era scritto già dall'occasione che hanno avuto prima. Gol di Remo Froler, da quel che ho visto. Che poi io non è che voglio essere cattivo, però c'è, questo è un paese che a malapena un campionato. A un campionato ci sono 11 squadre, però quando fanno questi tornei sono delle macchine da guerra. Evidentemente non sono i giocatori il problema, è proprio il sistema. Qua Fagioli in ritardo, Mancini, dopo aver fatto una cappellata piuttosto grave sulla marcatura di Embolo, ci prova, è scivolata, tocca pure la palla. Ma qua sarebbe stato tipo un salvataggio della Madonna l'avesse presa. Qua proprio ci sarebbe voluto un miracolo per sventare sto gol. Però ci vorrà un ulteriore miracolo per poter fare un gol, perché ragazzi, siamo messi malissimo. Siamo messi malissimo. Uno dei tanti giocatori del nostro campionato che ci punisce, tipo Bairami. Sì raga, ma è inutile che vi svegliate adesso, lo volete capire che è veramente inutile. C'è quattro partite di svantaggio. Non è normale, io penso che una cosa così non sia veramente mai capitata. Ora, a ripensarci, l'Europeo scorso contro chi siamo andati in svantaggio? L'Inghilterra in finale. E basta. Perché del resto gli 1-0 erano tutti nostri. Ed attaccanti scarsi, ne ho visti, ma Scamacca. Siamo a livelli veramente atomici. Fallo. Un altro giallo. E Sharawi, perché? No, ma spiegami perché il fallo, non perché il giallo è netto, però questo poteva essere anche peggio. Ma battuta Donnarumma salva l'Italia. Speriamo sia sufficiente, ma non credo. Che punizione che ha tirato. Fate finire sto primo tempo, magari così. Ma neanche 1-1, come dico al Milan. Pareggiate, no, va bene così. Finisce qua ragazzi, finisce il primo tempo. Male, 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 male. Aiutatemi a di male. Ci andiamo per il secondo tempo, ma si è messi malissimo. Date retta a me, si è messi malissimo. Secondo tempo ragazzi, mette Zaccagni, stavolta lo mette prima però. Posso dire di essere scettico, io non ce la faccio a mentire, però ragazzi sono veramente, veramente
veramente scettico. Questa è veramente la peggiore Italia, cioè veramente peggio. La Svizzera è forte, è fortissima, ma non ci si può piegare così. Non esiste che ci si pieghi così alla Svizzera, ragazzi. Il tempo ci sarà anche, ma voglio vedere come lo sfruttate il tempo voi, perché? Perché vi conosco, abbiamo battuto noi. Ma dai, che cazzo fate il lancio lungo? Perché si era spinto in avanti, Erischer affrontato ancora da Fagioli. Cioè, eri solo un'area nostra un'altra volta, abbiamo battuto noi. Lancio lungo del cazzo. Non è possibile. 27 secondi. No, raga, non ci credo. 27 secondi un'altra volta, indisturbato, solo. Bel gol imprendibile, però. Cioè, ragazzi, quelli che stanno a fare la partita del calcetto il giovedì sera hanno palleggiato camminando. Cristante, ritardo, Mancini che si scansa. Cioè, gli inizi sono veramente horror. 27 secondi un'altra volta. Beh, erano 28 prima, scusatemi. Ma chi la recupera più sta partita, raga? No, ma seriamente, chi la recupera più? Cioè, non hai fatto un tiro in porta in 46-49 con recupero minuti? Lascia perdere. Cioè, io che ho aspettato l'europeo in gloria, finalmente c'è l'europeo. Sì, e tra un mese e mezzo ricomincia il campionato, quindi ancora peggio. Perché anche il campionato quest'anno ne vedremo di cotte e di crude. A me lo volevo usare l'europeo per staccare un po'. Niente. Che poi non è che mi aspettassi di vincerlo, però avessimo fatto un europeo come il 2016, il 2012, nonostante le quattro pappine in finale, avrei anche detto vabbè, ci sta. Però raga, cioè, così ti fa veramente passare la voglia. Credetemi, ti fa passare la voglia. Viene a supporto anche Mancini. Fagioli, va in profondità Chiesa, lo vede Fagioli, pallone per il troppo lungo, Scher, il palo, salva la Svizzera, Chiesa. Ma sì, perché magari non l'ha fatta. Ragazzi, pallone d'oro all'autogol. No, io mi distraggo perché tanto l'azione dell'Italia qua, raga. Il signor autogol, ragazzi, nomination al Global Award quest'anno, Miglior giocatore dell'europeo l'autogol. Donna, che culo rotto che ci ho avuto però, Questo è un autogol 10 volte su 10. Sì, però non possiamo sperare in un'occasione a partita, onestamente. Magari, ecco, non aveste preso gol dopo 27 secondi un'altra volta e fosse entrata quella, potremmo essere qua a raccontare una storia leggermente diversa. Ma ragazzi, anche su 2-0 questi ti stanno mettendo le palle in testa. Cioè, ma se arriva qua al 3-0 è tutto meritato. Ma c'è il Cristante da fuori. Donna, andiamo bene, proprio bene. Vabbè, giallo per Mancini. Anche lui nella lista dei cattivi. Vabbè, giallo per Mancini, ragazzi. È quotato meno del gol di Haaland. Bello, i campioni in carica hanno veramente fatto la figura più bella che si potesse fare. Io voglio vedere come e se andiamo ai mondiali. Perché se la situazione è questa, raga, fare 3 su 3 non è così difficile, secondo me. Reteghi, che bombe, ragazzi. A me piacerebbe contare quanti gol ha fatto Reteghi, invece mi tocca contare quanti palloni ha toccato in 3 partite adesso, questa, in cui non ripongo parecchie speranze. Ma io mi chiedo, no? Ora, ok, tutto, Barella non era in condizione, l'ha dovuto togliere. Però, cazzo, Mancini. Ha deluso anche me, Mancini, per carità. Però, cazzo, cioè, se vedi che fa una stronzata da l'altro, toglielo, ma metti Gatti. Aspetta, Reteghi. Oh, ma aggancia la palla, Zio, agganciala. Non ti sto chiedendo di infilarci il pisello dentro. Cazzo, agganciala. Reteghi. Se quelli sono i tiri dell'Italia, non si è messi benissimo. Però ragazzi, veramente, cioè, io ho già capito come va a finire. Il lancio a cercare Zaccagni e Zavac. Palo. Devi fare gol qua, zio. È la prima volta che ti importa. Io l'ho detto già dalla parte con l'Albania, raga. Scamacca è scarso. Noi non capisci niente. Scamacca. Va capito. Scamacca va capito. Allora non capiamo tutti un cazzo, perché io l'unica cosa che ho capito di Scamacca è che è un bidone. Zaccagni.
poi Scamacca colpisce male sul fondo. Scamacca colpisce male, Scamacca colpisce il palo, Scamacca colpisce sto cazzo, Scamacca che la butta in porta, chi entra? Dua Lipa. Ah, penso che se ci fosse anche Dua Lipa in campo giocherebbe meglio di tutta l'Italia messa insieme. Fagioli anche lui imbarazzante, ragazzi, e con tutto il bene del mondo, ma anche Fagioli poca poca roba. Cioè, ma Di Lorenzo ha giocato davvero 90 minuti, appunto. Madonna, stavo dicendo, Di Lorenzo davvero ha giocato 90 minuti, si è fatto mangiare anche da quello appena entrato. Il terzino destro più forte italiano, sì, perché gli altri poca roba. Però ora io no, voglio essere onesto, Florenzi, che per carità fenomeno non è mai stato, ma avrebbe davvero giocato peggio? Questa è la mia domanda. Avrebbe giocato peggio Florenzi, che letteralmente non ne ha imbroccata mezza? Non ne ha imbroccata mezza. E allora se entra Frattesi siamo proprio freschi, eh? Cazzo, come cambia questa Italia se entra Frattesi? Questo è veramente l'anno dei record. Io voglio chiudere, tanto mancano 3 minuti in una partita in cui non faremo mai niente ancora. Non abbiamo fatto niente 87 minuti, figuratevi se riusciamo a fare qualcosa in 2 minuti scarsi per recupero. L'anno dei record, il Milan che subisce una caterva di gol. Mai successo che il Milan perdesse 6 derby di fila. È veramente l'anno dello scempio. Dello scempio più totale, sapete che c'è. Basta, basta, basta. Mi arrendo. Mi ero arreso durante il Milan Salernitana sperando che l'europeo potesse migliorare le cose. Le ha solamente peggiorate. Vai così. Alla prossima. Ci si vede il 17 agosto.